anche se io il mio problema se volevo. Ciao a tutti, io sono Sean, state guardando Salt, il mio canale che parla di sport e altri argomenti interessanti. Oggi è sabato, dunque è giornata di gare e sono molto felice perché dopo circa un anno torno a gareggiare nel triathlon, quindi alla fine dell'evento vi saprò dire se sono ancora un triatleta oppure no. Stiamo gareggiando sulla distanza dello sprint, quindi 750 metri di nuoto, 20 km di bici e 5 di corsa finale, e siamo a Villammare, vicino Sapri, nel sud dell'Italia. Il posto è splendido, il mare è stupendo. Questo è lo specchio di mare in cui gareggeremo, dovremo portarci credo in senso antiorario verso le due boe per poi tornare indietro ed entrare nella zona cambio. Abbiamo già detto le distanze, quindi dopo i 750 metri di nuoto correremo verso la zona cambio per la prima transizione che ci porterà a fare 20 km di bici. Poi rientreremo con la bicicletta parcheggiandola al posto giusto, cosa molto importante quando le zone cambio sono grandi, e usciremo per completare i 5 km di corsa e finalmente tagliare il traguardo. Il pre-gara del triathlon è un po' più teso rispetto a quello di altre gare perché ci sono un sacco di cose, attrezzature da ricordare e quindi è facile che qualcosa sfugga quando uno va di fretta. Oggi a me è stato dato il pettorale numero 8 e in teoria, ma molto in teoria, io dovrei essere l'ottavo più forte tra gli iscritti della gara. Questa valutazione risponde al mio rank attuale, quindi al punteggio che mi deriva dall'aver fatto delle gare in passato. Il rank si conserva per 2 anni, quindi in poche parole questo è un rank, considerando probabilmente non valido il 2020, che mi deriva dalle gare che ho fatto nel 2019. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So live madness and free, desperate of some stranger's hand in a desperate land. Thank you.
Pisano, Pascale, Unicusano, Posillipo. Giunto in questo istante Sean Altamura, Hermes Campania, e poi con il numero 2. Siamo al post gara e vi racconto brevemente che sono soddisfatto della mia gara. Ho fatto una buona parte di nuoto, sono stato al passo con chi aveva la muta e ho preso un buon gruppo in bici, quindi una buona scia che mi ha avvantaggiato. Dopodiché la corsa è andata discretamente, ho perso e guadagnato qualche posizione. Quindi posso dire a testa alta di essere di nuovo un triatleta. Sto inquadrando a qualcuno che mi dà le spalle, un rosso malpelo, che è un vecchio amico, ex compagno di squadra. Ma che vecchio amico? Sono sempre amico. Vecchio amico nel senso che no, che siamo amici da anni. Sono invecchiato. Raffaele, in che squadra militi adesso? In che squadra sei? MKT. MKT per che cosa sta? Mare Chiaro Triathlon. Mare Chiaro Triathlon. Allora, Raffaele Martone partiva con il pettorale numero 1, quindi leggermente favorito rispetto a te, al signor Pisano, compagno di squadra. È una bella rivalità quella tra compagni di squadra. Allora, la storia è questa, che io oggi venivo a fare il gregario, ho fatto l'accompagnatore. Poi eravamo in dubbio se fosse più quotato Raffaele. No, vabbè, io lo prendo in giro dicendo che oggi facevo l'accompagnatore perché lui ha avuto la 104 e io faccio l'accompagnatore della 104. No, vabbè, e che cosa è andato bene nella tua gara e che cosa è andato male nella gara di Raffaele? No, niente, siamo usciti dall'acqua assieme, poi lui ha avuto un problema, io sono andato via con Luigi, abbiamo collaborato in bici. Sì, poi quindi avete nuotato più o meno insieme. Lui, diciamo, ha avuto una zona cambia lenta e tu sei passato in testa alla gara. Questa la dinamica. Sì, siamo andati via in bicicletta io e Luigi, abbiamo fatto la bici assieme, loro stavano in un gruppetto di 5-6 con un minuto di ritardo, abbiamo gestito il vantaggio, poi di corsa mi sono difeso, pur non allenandomi più come prima. Cambiato parecchie cose nella mia vita, però alla fine un po' di esperienza e poi la gara la conoscevo già, ero venuto già altre volte, quindi sapevo un po' il percorso. Sì. Prossima gara, prossimo impegno? Vediamo se riesco ad organizzare per Alfedena. Alfedena è una gara in Abruzzo, l'ultima volta che l'ho fatta era un olimpico ed è olimpico ancora, e c'è la parte di bici che costituisce una sfida molto impegnativa con salite pendenti, invece la corsa è maggiormente in discesa, e poi c'è il lago che è freddo e richiede la muta, giusto? Sì, però è un posto molto bello, sì, al fresco, in genere non è una gara calda, abbastanza partecipata, quindi vediamo se a inizio luglio riusciamo ad andare. Allora ci vediamo tutti ad Alfedena. Ok. Grazie. Qualcuno ha gareggiato con questa bicicletta, che è una bicicletta della Francesco Moser, molto famosa, è la Leader AX Evolution, una grandissima bicicletta d'acciaio, quindi complimenti a chi ha gareggiato con questa bici e le ha dato valore. Io entro e tu esci, io esco e tu entri. Allora chiediamo ai giudici che stanno ascoltando. C'è stata una polemica tra Di Maio, tu sei? Clemente Cercillo. È Clemente Cercillo, perché Di Maio in fase di corsa ha chiesto: senti, ma tu quanti anni hai? Di che categoria sei? E Clemente furbescamente gli ha detto: non ricordo esattamente le categorie. E tu perché non l'hai superato nella corsa? Perché non ce la facevi? No, ho detto: vabbè, c'è M2, che mi impegniamo a fare? L'ultimo giro ho detto: seguimi tu. Sì, e vabbè, tu no, ma non hai visto i capelli bianchi, non si è accorto che ho detto pure io sto i capelli. Rivediamo, signori, tutti
gli atleti interessati alle premiazioni. E quindi Di Maio ingenuamente ha creduto sotto che l'avversario non fosse della sua categoria. Siamo al momento delle premiazioni. Categoria Youth Emanuela annunziata seconda in terzo classificata posto. Categoria M3 è Daniela Calvino, la Hermes Campania, mentre vince la classifica e la vincitrice è Nunzia Gammella, Aurora Triathlon. Nunzia Gammella, L1, complimenti. Luigi Iervolino in terza posizione. Secondo classificato, categoria S2, in rappresentanza della società Marechiaro Triathlon Draft, Raffaele Martone. Primo classificato, nonché compagno di squadra, è Giovan Battista Pisano della Marechiaro Triathlon Draft, che vince la classifica assoluta del Triathlon Sprint con il tempo di 58 minuti e 13 secondi. Francesco Panarella per vince le prossime premiazioni la categoria M1 il supporto per il tempo di un'ora, 4 minuti e 6 secondi. Clemente Cerciello. Primo Federico Eugenio Brancatelli. Federico Eugenio Brancatelli, primo degli M4. Terzo della mia categoria, Vincenzo. Secondo De classificato Stefano. Sean Altamura, Hermes Campania. Vecchie rivalità tra di noi. Atleti della categoria è una vecchia volpe molto forte. M5 forse addirittura massimo un vecchio lupo del triathlon. Paolo Cutelli vince la sua categoria. M5. Mi raccomando, abbiamo M6. Solo due classifiche. De Maio, canottieri Napoli, applausi. Pino De Maio, imbattibile, M6. Francesco prossima Leuzzi vince la sua categoria. Pasquale, noi siamo Susi tra gli atleti più giovani. Vai Leuzzino. Pasquale però, Langella, unico sano Posillipo, vince la sua categoria. Victor Zuma, Hermes Campania, terzo di categoria. Abbiamo UB detto secondo classificato Gennaro Filosa. Gennaro Filosa al secondo Napoli posto, Francesco Cecio al primo posto. Signori, siamo in conclusione. Fine delle premiazioni, dunque fine dell'evento. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia venuta voglia di mare e Villamare e tutto il golfo di Policastro. Con questo incoraggiamento vi saluto. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale. Alla prossima!